Buonasera, sono Stefania Chiaraluce, vivo a Perugia, nel cuore verde dell'Umbria. Sono un'artista, mi piace dipingere e mi piace anche plasmare le materie fino a crearne un'opera. Ho pensato di girare un video per dare più vita alle mie opere e quindi ho pensato di ospitarmi nel mio studio. Queste sono alcune mie opere in cartone, il mobile è in cartone e i fiori che sono qui sopra le zampe sono invece di creta, tutte fatte da me manualmente. Questi sono i miei polimaterici, tutti gli oggetti sono stati costruiti da me prima, parte con il cartone e con vari materiali e poi assemblati nella tela fino a crearne un'opera. Questo è Donna con violino. Amo molto mettere strumenti perché per me sono melodia e sono un amante anche della musica e quindi spesso vengono riportati nelle mie tele. Questo invece è l'esplosione dei colori dell'Umbria, quindi è un omaggio a dove io vivo. Questo è un altro mio polimaterico, si chiama Risveglio perché rappresenta il risveglio dell'uomo, nel senso che l'uomo nel suo egoismo è diventato cieco, infatti ha una benda che gli copre gli occhi. E non vede più quali sono i valori essenziali della vita, è solamente la coscienza che lei può dargli una mano a ritornare quello che in fondo è veramente l'uomo. Questi sono i miei dipinti, dove rappresento, ripeto, sempre il tema di una rinascita. Infatti, questo si chiama Rinascita. È un mondo che rinasce, ci sono dei libri, palazzi di libri, quindi la cultura. Dei libri con i fogli vuoti, appunto, tutto da riscrivere, perché il nostro è un mondo da riscrivere. C'è l'uva che rappresenta comunque energia e vita e nuova vita, e un mondo deserto, appunto, quello che l'uomo dovrà ricostruire. Questo stesso tema, la vita è il suo sogno, è un mondo che io sogno, sogno per noi e per me e per tutti e per tutto l'essere umano, cioè un mondo sempre che dia pace e tranquillità. Questo è un polimaterico, sempre un polimaterico che rappresenta l'uomo che vorrebbe tenere il mondo nelle mani, si illude di averlo nelle mani, ma non ce lo avrà mai per fortuna, e comunque tende ad appiattirlo e a rovinarlo, perché secondo me l'uomo nel suo progresso sta rovinando il mondo in cui viviamo. Poi questi sono altri polimaterici, sempre con pezzi di piano, sempre dedicato alla melodia della vita. E questo è un altro polimaterico, la ballerina, che quindi sprigiona energia e serenità, è la delicatezza della donna. Queste sono delle opere dedicate alla donna, questa diciamo che è più alla sensualità della donna. Questa è la donna, io, gioviale, gioiosa, perché ho messo dei colori molto, molto forti. Questo è un ballo, il ballo si chiama, e quindi più che la donna rappresenta la coppia innamorata. Poi questa invece è una mia poltrona di cartone, che ho fatto tutto a mano, uno dei miei primi lavori di cartone. Ecco, come si può vedere, si può anche usare e è un lavoro enorme, però dà tanta soddisfazione. Questo è un altro polimaterico, le scarpette rosse che appunto ho costruito io e poi le ho assemblate nella tela e sono molto affezionata a questa opera. Queste sono invece immagini del lago Trasimeno. E amo molto anche fare le fotografie, quindi vado al lago, faccio le foto e poi quelle che mi piacciono di più ci faccio anche dei dipinti. Questi sono dei paesaggi classici perché mi piace cambiare stile e mettermi sempre in discussione, quindi mi piace variare. Questa è tutta la zona dei blu, sono tutte le mie sfumature di blu, così le chiamo. Quella rappresenta la donna, una donna che se ne torna amareggiata. In quello ho scritto anche una poesia che è legata a questo dipinto. Questo è sempre un mondo immaginario dove mi piacerebbe essere.
Questo è uno strumento sempre costruito, sempre a mano, di cartone. Ancora lo devo finire e non l'ho ancora finito, nonostante l'abbia fatto già da 2 anni. Questo è un mare, quella è una vela solitaria, quello è il tempo, rappresenta il tempo che si è seduta ad aspettare. Questo è sempre un mondo di quelli che io sogno. Mi abbasso perché è mansardata. Questa è sempre una melodia, mi piace molto sempre immaginare la musica nei miei quadri, nelle mie opere. Questo è un mare mosso e è tela, sono pezzi di tela su tela e poi dipinti. Quelli sono alcuni dei pennelli con i quali dipingo e questo è il mio studio. Le mie opere saranno poi sempre pubblicate continuamente nei miei 2 canali social, che sono Facebook e Instagram. E vi ringrazio, spero che questo video sia stato di vostro gradimento.